Michela Sciurpa, per Agenzia Stampa Italia, elezioni regionali dell'Umbria. Lei si presenta con Fratelli d'Italia, si era già presentata alle europee dove ha avuto anche un ottimo successo. Ecco, come una persona come lei, una professionista come lei, che conosce non solo il territorio ma conosce le dinamiche dell'economia, può essere utile a rilanciare l'Umbria che purtroppo, secondo i dati dell'Istat, è ultima? Quindi un'altra cosa che le diciamo, l'Umbria con il cuore, è stato un grande con la mente e con il cuore. Sì, sono due componenti fondamentali del mio programma, delle mie idee per l'Umbria. Io sono un'imprenditrice, sono abituata a vivere in situazioni concrete dove vedo opportunità nascere e realizzarsi, quindi situazioni che non restano sulla carta e non sono soltanto idee, ma che servono a creare delle opportunità, a creare del benessere. Questo è quello che noi facciamo ormai da tanti anni insieme in azienda. Io vorrei portare queste mie competenze a disposizione della comunità, le vorrei portare anche la mia sensibilità, l'Umbria con il cuore perché credo che le istituzioni debbano proteggere i propri cittadini, quindi difenderli, quindi difendere la famiglia, quindi difendere i più deboli. E noi con questa nuova idea della Sciurpizza vogliamo impegnarci e dedicare molta attenzione alle associazioni che talvolta fanno un lavoro impegnativo dove gli enti regionali non arrivano, quindi dobbiamo anche capire il perché di questo, che cosa si può fare, come ci si può impegnare perché la comunità migliori, e deve migliorare dal punto di vista economico. Ovviamente gli enti sono predisposti a creare delle condizioni favorevoli perché l'economia e le imprese si sviluppino, è questo il compito delle istituzioni, creare le condizioni. Poi i cittadini si impegneranno con le proprie idee, con la propria capacità e forza d'animo, e questo è molto diverso dal reddito di cittadinanza, mi permetta. Sì. Un'altra cosa che mi piace sottolineare, a te sei, come la chiamiamo, presidente della regione Umbria, la Meloni, la Sciurpa, le donne che possono dare una marcia in più? Guardi, grazie. Con questa domanda lei mi fa parlare di un argomento che mi sta davvero a cuore. Io sono orgogliosa di essere una donna, che il mio presidente, il presidente del mio partito sia una donna e che anche la candidata alla presidenza della nostra regione sia una donna. Credo che l'unione e le competenze delle donne che si mettono a disposizione sacrificando spesso tempo personale, magari anche un po' di tempo che dedicherebbero alla famiglia, per darlo ai propri cittadini, alla propria comunità, valga veramente tanto, perché è un sacrificio che soltanto le donne sanno fare. Ringraziamo Michela Sciurpa, candidata per i Fratelli d'Italia, come consigliere della Regione dell'Umbria. Sì, ne sono orgogliosa. Io chiedo la fiducia ai cittadini perché tramite me possano sentirsi rappresentati e possano avere la speranza di portare qualcosa davvero di concreto, di nuovo, di pulito e di trasparente in questa nostra regione che ne ha veramente bisogno. Grazie a voi.